tutti e bentornati sul canale, nuovo What I Eat in a Day. Sono felicissima che vi stiano piacendo questi video, quindi mi raccomando continuate a seguirmi, a lasciarmi tanti like, qualche commento qui sotto e perché no, magari darmi qualche ricettina da provare per le prossime volte. Partiamo dalla colazione, quest'oggi ho preso il mio espressino e ho mangiato questa tortina con le prugne che ho fatto il giorno prima, semplicissima da fare ed è super super morbida. Ho messo lo yogurt o in alternativa il burro, anzi col burro viene ancora più morbida ragazze, poi le uova, lo zucchero, la farina, il latte, mezza bustina di lievito e una vanillina o in polvere o quella liquida, e ho mescolato tutti gli ingredienti insieme. Poi ho preso una teglia, l'ho imburrata, infarinata, ho steso il mio impasto, l'ho livellato bene e poi sopra ci ho messo praticamente delle prugne. Queste sono prugne essiccate dell'azienda di Nunzio, che è un'azienda delle mie parti e arriverà presto anche online, a tantissimi tantissimi prodotti molto interessanti e davvero buoni. Quindi ho tagliato le prugne e le ho messe sopra alla mia torta e poi l'ho cotta a 180 gradi per circa 20, massimo 22 minuti. Quando sarà ben dorata in superficie poi la potete togliere. E come potete vedere è veramente morbidissima e davvero gustosa. Mentre per pranzo invece ho preparato una specie di noodles, però fatti con gli spaghetti integrali. Ho tagliato tutte le verdure a listarelle, quindi ho tagliato le carote, le zucchine, i peperoni, poi ho tagliato anche un pezzo di zenzero e ho messo in un wok un po' di olio, aglio e lo zenzero tritato. Li ho fatti quindi rosolare per bene, poi ci ho aggiunto le mie verdure, le ho fatte cuocere. Quando le verdure saranno ben cotte potete aggiungerci per esempio o la carne, oppure io in alternativa ho messo dei gamberetti. Nel frattempo ho cotto anche la pasta e quando sarà cotta la pasta potete unirla ovviamente al composto. Davvero buonissima questa versione di noodle spaghetti. Non vi dimenticate di aggiungere ovviamente la salsa di soia, che è indispensabile. Infatti io non ho utilizzato sale, solamente uno massimo due cucchiai di salsa di soia. Come snack preparatevi, perché questa bevanda è gustosissima, è la cosiddetta barbagliata, spero di pronunciarla bene, ed è tipica di Milano se non mi sbaglio. È una bevanda che si fa con la fecola, il cacao, lo zucchero, il latte e una tazzina di caffè. Mettete tutti questi ingredienti insieme, li fate cuocere sul fuoco a fiamma bassa media e mescolate come se stesse facendo praticamente il chobar, per intenderci. Togliete tutti i grumi e quando si sarà addensata potete metterla appunto nella vostra tazza o bicchiere e poi sopra o una manciata di panna montata, oppure siccome io non ce l'avevo ho montato il latte caldo e ci ho fatto questa cremina al latte che poi sono andata a mettere a cucchiaiate sulla mia cioccolata. È una bevanda davvero deliziosa, l'ho scoperta da poco ma me ne sono innamorata pazzamente, perché oltre al cacao si sente il caffè ed ha un gusto davvero molto particolare. Io l'ho mangiato insieme a dei biscottini che ho fatto in casa. Questi sono dei biscotti alla panna, per intenderci tipo le macine della Mulino Bianco. Se volete la ricetta scrivetemelo giù nei commenti. Per cena invece ho preparato questo filetto di tonno su una base di purè di patate. Ho comprato questi filetti di tonno alla Lidl, non sono male, ovviamente sono congelati, in alternativa se proprio non trovate il tonno dal pescivendolo optate per questi, ma vi dico la verità non li ricomprerei. Li ho cotti già congelati direttamente in padella come da istruzioni e poi ho fatto il mio purè di patate al Bimby, che come sempre viene buonissimo. Ho messo sopra il tonno, ci ho messo un po' di sale, un po' di olio e poi un po' di aceto balsamico e questa è stata la mia cena. Ragazze, questo è tutto, come sempre se questo video vi è piaciuto lasciatemi tanti tanti like, vi ricordo sempre se siete nuove di iscrivervi al canale e ci vediamo prestissimo con un prossimo video. Ciao!